Dal Vangelo di Luca. In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta, invece, era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: «Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta». Sorelle e fratelli carissimi, la buona novella di questa domenica vi raggiunge da una cucina, il regno di Marta, una delle due protagoniste di cui parla il Vangelo di oggi insieme con la sorella Maria. Tutti ricordiamo che Gesù era partito dalla Galilea e aveva iniziato con decisione il suo viaggio verso Gerusalemme, la città santa, dove si sarebbe realizzato il suo progetto di salvezza, d'amore e di vita. Lungo il percorso era seguito dagli apostoli, dai discepoli e da alcune donne. Egli aveva inviato davanti a sé prima gli apostoli e poi i discepoli, i quali erano ritornati pieni di gioia perché vedevano compiersi cose meravigliose davanti a loro mentre annunciavano il Vangelo di Gesù. Non erano però mancati anche i momenti difficili, i momenti in cui erano stati rifiutati, come il villaggio dei Samaritani, che non aveva voluto accogliere Gesù e sul quale Giacomo e Giovanni avevano invocato il fuoco dal cielo. Non erano mancati altri tipi di problemi. Gesù però aveva detto agli apostoli e ai discepoli: «Di una sola cosa dovete essere contenti, non tanto dei vostri successi pastorali, ma del fatto che i vostri nomi sono scritti nei cieli, che voi siete nel cuore di Dio, che Dio vi ama e quindi voi siete i suoi figli amati». Ora Gesù è giunto a Gerusalemme, un luogo sicuramente ostile a lui e al suo gruppo. Qui egli ha cominciato una serie di discussioni con gli scribi, i farisei, i dottori della legge, una delle quali abbiamo ascoltato domenica scorsa con la parabola del buon samaritano. Proprio forse per ritemprare, oltre che il corpo, anche lo spirito, Gesù amava ritirarsi la sera, spesso e volentieri, da una famiglia di amici che abitava un villaggio a 5 chilometri da Gerusalemme, di cui l'Evangelista Luca oggi non ci ha detto il nome, ma che noi sappiamo essere Betania dal Vangelo di San Giovanni. Dal Vangelo di San Giovanni sappiamo anche che questa famiglia di amici non era composta soltanto da Marta e da Maria, ma anche da Lazzaro, loro fratello. La caratteristica di questa famiglia però è particolare. Essa non prevede mariti o mogli, non prevede genitori o figli, nonni e nipoti. In questa famiglia ci sono soltanto due sorelle e un fratello. E forse è l'immagine che Luca ci vuole dare di una comunità che accoglie il Vangelo di Gesù. Se accogliamo nella nostra vita personale e comunitaria il Vangelo del Regno, sembra dirci Luca, noi vivremo come fratelli e sorelle. Forse questo è anche il motivo per cui oggi non ci vengono nominati né gli apostoli, né i discepoli, né le donne che seguivano Gesù. Questi tre fratelli sono la figura del discepolo perfetto. Anzi, a dire il vero, oggi la figura del discepolo perfetto è rappresentata da Maria, che si pone in una
condizione non prevista per le donne dell'epoca. Anche Marta fa delle cose che non erano prevedibili per le donne dell'epoca. È lei che accoglie Gesù nella sua casa. Era disdicevole al tempo di Gesù che un uomo fosse accolto da una donna. Ed era ancor più disdicevole che una donna si sedesse ai piedi dell'ospite per fargli compagnia e ancor di più per ascoltare la parola di un maestro. Era l'uomo di casa che accoglieva gli ospiti, era l'uomo di casa che faceva compagnia agli ospiti mentre le donne in cucina preparavano il cibo e facevano tutte le altre faccende che erano necessarie. Anche qui forse l'Evangelista Luca ci vuole dire che una volta accolto il Vangelo si rompono tutti gli schemi sociali, cadono tutti i pregiudizi che la società può avere. Una donna può tranquillamente accogliere un uomo, una donna può tranquillamente far compagnia all'ospite, una donna può serenamente sedersi ai piedi di Gesù, il maestro, il rabbi in questione, e ascoltare i suoi insegnamenti, la parola del suo Vangelo. Pensate che alle donne era proibito parlare nelle assemblee. Pensate che delle donne si diceva che era meglio che la parola di Dio andasse bruciata piuttosto che nelle loro mani. E quando partecipavano appunto alle assemblee, come accennavo, dovevano stare rigorosamente da parte. Anche le prime comunità cristiane vivevano di questo pregiudizio. Lo stesso San Paolo dice delle donne che devono coprirsi il capo con il velo e che devono tacere in assemblea. Egli invece si vanta di essere stato seduto ai piedi del suo grande maestro Gamaliele. Maria quindi fa qualcosa di rivoluzionario insieme con Marta. Accolgono Gesù nella loro casa, soprattutto Maria diventa la figura del discepolo ideale che dà tempo al Maestro, che dà tempo alla parola di Dio, che ascolta e custodisce il Vangelo nel cuore. Marta invece, ci dice San Luca, era distolta dai molti servizi, era distratta dalle molte cose da fare. Il Vangelo ci parla solo di Gesù, ma appunto, come vi ho accennato, con Gesù c'erano diverse persone, quindi era logico che Marta doveva preparare qualcosa per cena, così come era logico che Maria la aiutasse. Gesù non contrappone i due aspetti, il fare di Maria, di Marta e l'ascoltare di Maria. Gesù ci vuole dire che il fare deve essere preceduto dall'ascolto, cioè se perdiamo di vista il perché facciamo le cose, il per chi facciamo le cose ci sovrastano, ci frantumano, ci spezzettano, fanno della nostra vita una confusione totale. È una realtà che sperimentiamo tutti quanti, anche oggi, anzi forse soprattutto oggi. La sperimentiamo dal punto di vista civile, sociale, e lo sperimentiamo anche dal punto di vista spirituale, ecclesiale, religioso. Quante volte ci alziamo al mattino già con la testa piena delle cose che ci aspettano lungo la giornata. L'elenco delle cose da fare è sempre più lungo, il tempo è sempre più breve, interviene lo stress, interviene l'agitazione, cominciamo a diventare nervosi, ne abbiamo per tutti, rimproveriamo tutti, come ha fatto Marta sia con la sorella che con Gesù stesso. Ci diamo da fare troppo, probabilmente, vuole dirci Gesù, vuole suggerirci Luca. Anche nella Chiesa di oggi, troppe attività, troppe riunioni, troppe cose da fare, addirittura forse troppe celebrazioni. Gesù ci dice
Date tempo alle cose fondamentali, date tempo alla parte buona, date tempo alla parte migliore e poi avrete la possibilità di fare tutto senza agitarvi, avrete la possibilità di fare tutto senza andare sotto stress, in burnout, come si dice oggi. Ecco perché Maria si è scelta la parte migliore. Maria si è scelta la parte di stare con il Signore. E i salmi ce lo raccomandano, lo stare con il Signore. L'eredità più bella, ci dice la Scrittura, è ascoltare il Signore. Lo stesso Gesù, a chi vantava sua madre perché lo aveva portato in grembo e lo aveva allattato, dice: non beato il grembo che mi ha portato e il seno che mi ha dato il latte, beato colui che ascolta la parola di Dio e la mette in pratica. Oggi potremmo dire: non è quindi beato il grembo che ha portato Gesù, non sono beate le mani che hanno preparato le cene a Gesù, non sono beate le tante cose che facciamo per Gesù, è beato il tempo che noi dedichiamo a Gesù, all'ascolto della sua parola. Non dobbiamo lasciarci distogliere da questo ascolto della parola, che deve illuminare tutta la nostra vita, deve illuminare il nostro essere e il nostro agire. Così la nostra vita troverà unità. Così la nostra vita non andrà in confusione, così la nostra vita potrà essere orientata al compimento della volontà di Dio. Questo ci porterà alla beatitudine, questo ci porterà alla felicità, questo ci porterà alla realizzazione del Regno.